Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vado a proporre uno svuoto alla spesa senza glutine, è il secondo che faccio. Andiamo a vedere che cosa ho preso in parafarmacia. Ho preso questi, Chris e Go, che sono nuovi. Dentro ci sono sei monoporzioni, vediamo poi se a Gabriele piacciono. Anche da portare a scuola, oppure a Maurizio da portarsi a lavorare. Boh! La pasta della Garofalo, abbiamo preso le caserecce e i gnocchetti sardi. Sempre della Garofalo le mafalde. Della Vial ho preso il plum cake con gocce di cioccolato e i desi alle carote, le nostre camille, in pratica. Vediamo come sono. Come pasta abbiamo pre ho preso le penne rigate, le mezze penne rigate della RUM. Ne ho presi tre pacchi e tre pacchi. Poi ho preso le linguine, i fusilli. Mi sembra tre pacchi anche di questi. E poi le stelline per la minestrina, che con questo freddo ci sta sempre bene. Poi della barilla, gli ho preso le tagliatelle, non mi ricordo se le avevamo già prese. Ma mi sembra di sì. Poi ho preso i waffle, sono nuovi, mai provati e eh, penso che andranno riscaldati un pochettino. Non lo so. Stavo cercando di capirlo, ma non riesco a trovare un'etichetta per l'altro. Qualcosa per capire. Sì, calde da scaldare con il tostapane. Vabbè, non le scalderemo. C'è scritto qua. Noi le scalderemo in un'altra maniera perché è il tostopane. No, ce l'abbiamo in realtà, però boh, vediamo poi. Poi vi faccio sapere come sono. le crostatine che l'altra volta le ho prese al cacao e gli sono piaciute tanto. Allora le ho provate a prendere con la marmellata di albicocca. Char, le ho preso. Questi eh, cioccolatini che dentro hanno. Non so se vedete. Sembra tipo il Mars. Sembra tipo un caramello. Eh sì, infatti, sono ripieni al caramello, c'è scritto. Sono tipo i Mars e sono buoni perché li ho già assaggiati anche io, perché ovviamente quello che li prendo comunque lo assaggio anche per vedere se è buono e per dare un'opinione, perché Gabriele ce li ha ancora da quando ha due anni, quindi mangia qualsiasi cosa, per lui è tutto buono, però per vedere se poi realmente è buono oppure no, perché sono curiosa e golosa. E poi gli ho preso i wafer tre pacchettini da portare a scuola perché è lunedì finalmente dopo una settimana a casa torno a scuola poi sempre da lasciare questi cracker pocket sono tre pacchettini così da 50 grammi anche questi da portare a scuola eh, sono comodi ho preso anche questi biscotti e nocciole che posso assicurare sono buonissimi perché li ho assaggiati anche io sono davvero davvero buoni ho preso questi Cracker della Goodo che sono i semi di kia. Non mi sembra che li abbiamo mai presi, e poi vi dico come sono. Visti così mi, sono ispir mi ispiravano. Sembrano tipo i nostri tuc no, tipo i Ritz, che sono rotondi. Vediamo come sono. Gli ho ripreso il pan brioche perché gli è piaciuto tantissimo. Cioè, sia così in versione normale che con le gocce di cioccolato, ma c'era solo più questo, quindi ho preso questo normale. Poi ho preso tre confezioni di ciabattine della Nutri-Free, sempre per fare i panini a Maurizio, o comunque da mangiare con il secondo, o per merenda con la marmellata. Della lasciare ho preso i panini Rolls, che sono fatti così, sono buoni, morbidi, anche a Maurizio piacciono, e poi le ciabattine. Poi, dalla Nutri Free ho preso anche la farina multiuso perché ho visto una ricetta che volevo provare e mi serviva questa farina. E i savoiardi, così come i biscotti, se li mangio a merenda, nel latte, col tè, sono buoni. Sono fatti proprio come i nostri, come si vede nella foto che hanno lo zucchero sopra.